sarebbe poi successo dopo la maturità. Guarda, siamo in compagnia del nuovo segretario del Partito Democratico di San Vito, Enzo Francavilla. Volevo chiedere, nel corso della relazione hai parlato più volte della necessità di rinnovamento e di cambiamento per il partito. Cosa intende per rinnovamento? Cioè, quali sono le linee guida che seguirai per rilanciare il partito a San Vito? Per rinnovamento intendo ovviamente la possibilità, come già ho fatto, di inserire sia nel coordinamento ma soprattutto anche nel mio staff di famiglia persone giovani. Con questo non è che l'intenzione di escludere tutti gli altri, ma anzi, come ho già detto nella mia relazione, io sono una persona che include e non esclude. Ovviamente terrò molto presente quella che è l'esperienza, diciamo, dei vecchi appartenenti al partito, perché la loro appunto capacità di riflessione, di anni di militanza sia nella vita amministrativa che nei partiti politici darà sicuramente un contributo in più affinché noi insieme allo staff possiamo portare avanti in maniera concreta il progetto. Durante questo dibattito spesso si sente parlare del problema che San Vito è una città di destra e di sinistra, e alcuni sono intervenuti dicendo che questo è un alibi con cui si maschera, insomma, la realtà. Cosa si potrebbe fare appunto per far capire ai cittadini che in realtà non è così? Io ho detto anche all'interno del mio partito che assolutamente il fatto che si dica che San Vito sia di centrodestra è assolutamente una bugia, perché ritengo che se un partito poggia le sue basi nella società civile, nei cittadini, si fa conoscere all'esterno, porta dei progetti condivisi e condivisibili da tutta quella che è la cittadinanza sanvitese, sicuramente saremo in grado anche di delineare un percorso politico e amministrativo diverso rispetto a quello che attualmente nella nostra comunità. Poi si parla spesso appunto del coinvolgimento dei cittadini, della cittadinanza attiva. E in questo senso, come il Partito Democratico potrebbe incentivare la partecipazione dei cittadini, con quali strumenti? Avvicinare appunto i cittadini ai problemi della società, della comunità. Certo, io nel mio percorso di segretario mi sono avvalso di un coordinamento naturalmente politico. Questo coordinamento sarà organizzato in gruppi di lavoro per aree tematiche che rappresentano bene o male a 360 gradi quelli che possono essere i problemi di una città di San Vito Normanni. Ma a questi gruppi di lavoro non voglio che partecipino solo esclusivamente quelli che sono gli appartenenti al partito e gli iscritti, ma anche persone con i quali si può condividere un percorso di idee progettuali e che possono offrire soprattutto la loro professionalità. Questo sicuramente ci farà andare all'esterno di quello che è il nostro partito, perché ritengo che fino adesso ci eravamo un po' imborghesiti. Grazie, Enzo Francavilla, buon lavoro. Grazie a voi.